La storia di Altamura e del suo territorio è antichissima e altrettanto ricca. La prima tappa di un immaginario viaggio nella storia non può iniziare che dalla Cava dei Dinosauri, in località Pontrelli, sede di un ricchissimo giacimento paleontologico risalente a circa 70 milioni di anni fa. La Cava dei Dinosauri. Trentamila orme di dinosauri su un'area di 12.000 metri quadrati, caratterizzate da un'elevata biodiversità, costituiscono una scoperta eccezionale e fanno della Valle Incantata di Altamura, così come è stata definita, il sito più ricco e importante d'Europa e forse del mondo. Ma qui è famoso anche a livello mondiale il Parco dei Dinosauri. La Cava dei Dinosauri è una cava dismessa dalla quale sono emerse queste impronte, migliaia di impronte, di almeno 5-6 specie diverse di dinosauri. E ora questo è un giacimento a livello mondiale. L'eccezionale scoperta, avvenuta nel 1999, permette di rileggere la storia del paesaggio pugliese. La prima impressione dopo questo sopralluogo, su questo diciamo sito archeologico di grande rilevanza a quanto pare. Il paleosuolo è di un interesse incredibile, i reperti paleontologici sono eccezionali anche perché registrano addirittura l'esistenza di una specie sconosciuta, quindi ne fanno un unicum certamente in Europa e quindi come dire, è un argomento da trattare con la dovuta attenzione e con tutte le capacità di impegno e di inventiva al tempo stesso necessarie a fare di questo luogo un posto importante, un posto conosciuto, un posto visitato, un posto dove imparare. Le impronte risalgono al Cretacico superiore, circa 70 milioni di anni fa, e testimoniano la presenza di oltre 200 animali, appartenenti almeno a 5 gruppi diversi di dinosauri. Le dimensioni delle impronte variano dai 5 ai 6 centimetri fino ai 40-45 centimetri, facendo supporre di trovarsi di fronte ad animali alti fino a 10 metri. Tale eccezionale stato di conservazione delle impronte è dovuto molto probabilmente alla presenza di un terreno paludoso dal fondo fangoso, con tappeti di alghe che hanno permesso la cementazione dell'impronta. In numerose impronte è infatti ancora visibile la piccola onda di fango generata nel momento in cui l'animale ha appoggiato la zampa al suolo. Dallo studio dettagliato di una pista si possono ricavare informazioni preziosissime sull'animale che l'ha lasciata, la velocità e il tipo di andatura. La forma dei piedi e la sua andatura dipendono dalla sua specifica struttura scheletrica e sono aspetti assolutamente peculiari che permettono di distinguere quasi tutti i gruppi di animali proprio dalle impronte lasciate. La presenza delle orme dei dinosauri costituisce un eccezionale valore aggiunto per un luogo che già di per sé presenta caratteristiche di rilevante valore paesaggistico ed ambientale. Allora, sono passati 12 anni da questa grande scoperta nel nostro territorio, le orme dei dinosauri all'interno di una cava. Allora era sindaco Plotino,
rimase al governo ancora per poco tempo, poi è arrivato l'altro sindaco, Rachele Popolizio, poi sindaco Mario Stacca e adesso la riconferma di Mario Stacca. Diciamo che sono quattro governi, anche se uno era già quasi in fine mandato. Ma non è tanto l'aspetto politico che vogliamo affrontare in questa parte della trasmissione, quanto l'aspetto del valore che ha per il nostro territorio questa grande e importante scoperta. E ne vogliamo parlare con l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Altamura, Centonze, che ringraziamo per essere intervenuto. Allora, tu eri consigliere comunale all'epoca. Sì, ero consigliere comunale. Parliamo un po', ecco, da lì, sul piano emotivo, ecco, questa grande scoperta che cosa scatenò in te? Beh, allora, prima di questa, innanzitutto buonasera a tutti. E prima di questa scoperta io ero consigliere comunale anche nel 93, quindi dove c'era stata un'altra grande scoperta, l'uomo di Altamura. Quindi sempre con il sindaco Plotino, il primo Plotino, perché adesso poi 99 parliamo del Plotino bis. Una scoperta che inizialmente ci ha lasciato un pochettino scettici, perché non credeva nessuno che queste fossero appunto orme di dinosauri. E appunto nel 1999 il professor Nicosia, grande diciamo professore, scopre queste orme e nella cava Pontrelli. Cava Pontrelli, che è di proprietà di un privato, si diffonde questa notizia, tutti quanti accorrono presso questa cava e appunto vediamo queste orme. Abbiamo fatto 1+1=2, cioè l'uomo di Altamura con la cava dei dinosauri, con il pulo, con il teatro Mercadante che comunque era in ristrutturazione, poteva essere veramente un volano per il turismo, soprattutto ad Altamura, perché ormai i veri fondi con la crisi che c'è è sul turismo, si punta tutto sul turismo. Però come ben sappiamo l'uomo di Altamura ha avuto diciamo, i suoi problemi, la cava anche dove ci sono le orme dei dinosauri hanno avuto i loro problemi, perché in quel, sempre nello stesso anno, circa nel 2000, la sovrintendenza dei beni culturali stanzia 1 milione di euro. E stanzio questo 1 milione di euro soltanto per l'esproprio parziale di quella cava, o meglio dove stavano le orme, e per la messa in sicurezza. Poi ci sono stati incontri negli anni che si sono susseguiti fino ai giorni nostri, dove l'ultimo atto è stato quello del Consiglio Comunale nel febbraio del 2009, dove il Comune di Altamura ha detto che per interesse pubblico e quindi al patrimonio, da acquisire al patrimonio del Comune di Altamura, sia l'uomo di Altamura, sia la cava dei dinosauri, sia il pulo e anche il teatro Mercadante. Sembra comunque che il teatro Mercadante comunque è agli sgoccioli, perché c'era quella diatriba con la gestione del ristorante pizzeria, sembra che sia arrivata ormai al termine. Vorrei un attimo interromperti, ecco, per chi magari ci segue da casa. Specificando che il pulo, la cava delle orme dei dinosauri e anche il teatro Mercadante non sono di proprietà comunale. Quindi, assolutamente, ecco, noi parliamo appunto di questi siti, che nessuno di questi siti è di proprietà del comune, quindi ci sono tutte proprietà private. Quindi quando parliamo appunto di acquisizione al patrimonio del comune di Altamura, intendiamo appunto questo, che non è la proprietà non è comune di Altamura, ma sono i privati. Bene, e cosa succede? Succede che il comune di Altamura fa questo atto. Nel passato, facciamo un piccolo passo indietro, la sovrintendenza dei beni culturali si accorge comunque di non avere sufficienti somme per poter espropriare questa cava, perché in questo momento parliamo esplicitamente della cava Pontrelli, della cava dove ci sono le orme dei dinosauri. Si accorge che non ha soldi sufficienti e dice al comune: incominciamo a parlare e a discutere anche con la proprietà, con la regione Puglia. Quindi ci si mette intorno ad un tavolo, si chiama la proprietà, la ricordiamo, è Ecospi di Altamura. Ecospi ovviamente fa un'offerta, o meglio una proposta al comune di Altamura, dove dice: io ti cedo la cava,
ovviamente con gli altri 17 ettari circostanti, e ti quantifico in circa 8 milioni di euro il valore di tutto, e tu mi dai questi, mi riconosci questi 8 milioni di euro. Oppure c'è un altro, c'è un'altra proposta, quella della perequazione urbanistica in altri siti dove proprietaria ovviamente è sempre Ecosp, quindi gli stessi volumi, i volumi, quindi gli 8 milioni di euro, parliamo in soldoni, gli 8 milioni di euro devono essere dati in altre proprietà di Ecosp trasformati in metri cubi. Il comune di Altamura dice: va bene, io non so quanto oggi vale la cava Pontrelli, quindi dove ci sono le orme dei dinosauri. Aspettiamo una valutazione della stessa cava, quindi con gli ettari circostanti, dopodiché quando un CTU mi dice che la cava vale X euro, il comune è pronto a sedersi, perché abbiamo tutta l'intenzione e l'interesse di poter acquisire soprattutto la cava, non tanto ovviamente i 17 ettari circostanti, anche se comunque potranno essere assimilati al fabbisogno appunto della cava, quando la cava stessa, perché è un bene non soltanto oggi della proprietà, ma è un bene dell'umanità intera. E quindi vogliamo, lì c'era stata anche una, inizialmente una proposta anche della sovrintendenza dei beni culturali, che con quel milione di euro volevano coprire la cava stessa o mettere un telone e quindi coprirlo, oppure per salvaguardare le orme stesse volevano riempire le orme, no, con una resina, ma questo non è stato fatto nulla ad oggi. Cioè, la verità è questa. Milione di euro è stato utilizzato? Questo milione di euro non è stato assolutamente utilizzato. È stato stanziato? È stato stanziato. E mai spinto? Benissimo, la sovrintendenza ha questi soldi, ma non sa, perché pensava che con un milione di euro, no, avrebbe comprato qualche orma, no? E invece così non è. Ad oggi stiamo parlando di una cava chiusa, di una cava di proprietà ancora di un privato, e non ancora acquisito al comune di Altamura, se non che quella delibera di consiglio comunale a cui ti ho detto che faceva proprio il consiglio comunale. Ma c'è da aggiungere comunque una cosa che a qualcuno sfugge, anche a qualcuno, ma senza proprio polemica, perché stiamo facendo veramente una chiacchierata tra amici. La quantificazione della cava stessa, parliamo della cava così come del pulo ovviamente, quindi degli altri beni che abbiamo citato prima, sono esclusivamente di competenza di consiglio comunale. Quindi sarà il consiglio comunale a dire se le somme che devono essere spese, o anche la perequazione stessa, così qualcuno sa di che cosa stiamo parlando. Sarà il consiglio comunale a deciderlo, non potrà essere né il sindaco Mario Stacca né la giunta, ma solo esclusivamente il consiglio comunale. Volevo farti una domanda. C'è stato proprio in questi giorni la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dove i vari territori si sono proposti con le valenze e le attrazioni. Certo. Che insomma dovevano mettere in mostra, perché è una grande opportunità. Il comune di Altamura, con un desk nella galleria di Piazza Duomo a Milano, ha mostrato le sue bellezze, diciamo, con dei pannelli, delle cose, quindi il pane, l'uomo di Altamura, il pulo e anche le orme dei dinosauri. Ecco, io adesso vorrei fare una domanda, ecco, come mai in 12 anni il problema non è stato affrontato in maniera seria, nel senso che l'amministrazione, la giunta, il consiglio comunale, in questo caso direi anche l'opposizione, ecco, con un tavolo di concertazione, seduti a tavolino, fare una valutazione seria di quello che realmente bisogna fare per prendere questa grande potenzialità di attrazione turistica e trasformarla in un bene collettivo che possa dare utili a tutti, perché in campagna elettorale tutti quanti parlano di valorizzazione, il territorio, le orme, porteremo qui i turisti, faremo questo, però in effetti sono 12 anni passati e il milione stanziato non è nemmeno stato speso, quindi c'è stata solo una recinzione della cava,
poi credo ci fu anche un blocco per un lavoro. Sì, sì, c'era un blocco per un lavoro. Un abuso edilizio di una struttura che era stata fatta un po' più grande, eccetera. Ecco, ma non vogliamo parlare di questo. Assolutamente. Ecco, dico, come mai in 12 anni non si è mai affrontato seriamente questo problema? Allora, ho detto già prima che comunque tra la proprietà, la regione, la sovrintendenza e il comune, prima di approntare la delibera cui ti ho detto prima, la numero 21 del febbraio 2009, c'è stata una conferenza di servizi, quindi ci siamo seduti intorno ad un tavolo. Intorno a questo tavolo è venuto fuori che la proprietà voleva X milioni di euro. La sovrintendenza dei beni culturali ha detto: guardate, io non posso assolutamente far fronte, non entra nel merito, e lascia il tutto al comune di Altamura. Il comune di Altamura ha materializzato quella delibera. Adesso ci aspettiamo soltanto una valutazione reale della cava con i 17 ettari che circondano questa cava. La sovrintendenza è nelle condizioni di dire questa cava vale X o no? Assolutamente no, la sovrintendenza non può dire che vale X, perché sarà nominato un CTU che darà una valutazione della cava. Ovviamente poi alla valutazione della cava, appunto, bisogna aggiungere anche tutto ciò che, perché se lì bisogna attrezzarlo. Qualcuno parlava anche in maniera fantascientifica di fare un parco tipo Jurassic Park, no? Poi voglio dire, molte persone fantasticavano su quanto si poteva realizzare, si può realizzare su quella cava, ma al di là di questo noi aspettiamo una valutazione reale. Ovviamente abbiamo riscontrato un enorme successo, almeno sulla carta. Il comune di Altamura ha riscontrato un enorme successo, siamo fieri di esserci presentati alla BIT di Milano, dove ha partecipato il sindaco Mario Stacca con alcuni dirigenti del comune di Altamura, e è certo che abbiamo riscontrato un successo, perché quando andiamo lì e ci presentiamo, il nostro bigliettino da visita appunto è l'uomo di Altamura, unica scoperta, voglio dire, per le condizioni che l'uomo di Altamura, come fu scoperto, quindi per intero, quindi perché ci sono state altre scoperte di uomini che sono anche più hanno un'età superiore a quello nostro. Ciccino, il nostro Ciccino, perfetto. Però il nostro ha una particolarità, quello di avere tutti gli arti, quindi la testa, quindi di essere intatto. E allora presentiamo l'uomo di Altamura, presentiamo il pane DOP di Altamura, anche qui è una nota dolente. È una nota dolente anche il pane DOP. Se parlare di tutte queste cose potremmo riempire 10 è una nota dolente, perché quel consorzio che si è creato, sinceramente, quando il sindaco Plotino incominciò questa cosa qui, tutti quanti correvano, facevano la corsa per il pane DOP, però poi abbiamo visto che c'è un consorzio che sinceramente ad oggi non ha fatto volare questo prodotto che tutto il mondo ci riconosce. Non so, assessore, ma restiamo nel tema della cava. Perché gli argomenti sono, perfetto, tantissimi. Il bigliettino da visita, dicevo, quindi ci siamo presentati alla BIT con la cava dei dinosauri, unico giacimento nel mondo dove ci sono migliaia di orme, ce l'abbiamo qui ad Altamura. Noi abbiamo immaginato, come dicevo prima, di realizzare veramente un percorso, anche perché il percorso non può essere soltanto Altamura, ma ovviamente tra Gravina, Altamura, Matera, anche Sant'Eramo, ma soprattutto Altamura, Gravina e Matera, perché per le loro bellezze, le loro scoperte, la loro particolarità. Gravina le Gravine, Matera ovviamente i Sassi riconosciuti dall'UNESCO, ciò che invece si potrebbe fare anche ad Altamura con queste scoperte, sarebbe veramente un volano ed è l'unica via di sbocco per posti di lavoro, per finanziamenti. Sappiamo tutti quanti la crisi del salotto che cosa ha creato, e vi posso garantire che al comune di Altamura, io sto dal comune di Altamura dal 1993, non vedevo ciò che vedo oggi ai servizi sociali. Gente che ha perso il posto di lavoro, e qualcuno l'altro giorno ovviamente metteva il dito nella piaga, dove alcune banche della città di Altamura hanno a sé case che giovani che lavoravano nell'ambito del salotto non hanno più potuto pagare, e ovviamente i proprietari adesso sono, e la banca a cui avevano contratto il mutuo, e oggi si rivolgono ai servizi sociali.
potrebbe essere veramente l'unico sbocco per la città di Altamura. Nel 93, a differenza di quanto diceva qualcuno, quando noi arrivammo, forse tu lo ricorderai Felice, con il sindaco Plotino, il primo sindaco eletto dal popolo, lui pensò bene, nel bene o nel male, di che se ne dica, di sbloccare l'edilizia. Sbloccammo l'edilizia con 42 lottizzazioni, torno a ripetere, nel bene o nel male, ma la sbloccammo. Oggi, per dare nuovamente vigore all'economia altamurana, ci sono due strade. Una l'abbiamo attuata con il PIRP, vediamo adesso che cosa succede, stiamo aspettando adesso che gli assegnatari del PIRP, le aziende assegnatarie, firmino quella convenzione, e il turismo. Quindi per ritornare appunto, siamo d'accordissimo. Sai quanti posti di lavoro si potrebbero creare con... Io il problema adesso, per carità, la cava dei dinosauri, per esempio. Lei è diventato assessore nel governo Staccabissi, sì. Quindi non potremmo, lei, ti do del tu, insomma, stavamo dandoci del tu prima, sei diventato assessore nel governo Staccabissi, però ecco, la domanda che noi ci poniamo come organo di informazione è, va bene, è giusto guardare avanti e le prospettive, ma se guardiamo la storia, sono già passati 12 anni, io dico che il Comune, se vuole programmare un futuro che crei situazioni migliori, deve intanto diventare proprietario di questa cava, sì, o scendere ad accordi con la proprietà, allora, per dire va bene, troviamo un'intesa, vediamo cosa possiamo fare. Allora, siccome mi tiri dentro questa cosa qui e siccome ci conosciamo da parecchio tempo, io non ho mai difficoltà a dire le cose come stanno, non ho mai avuto, figuriamoci in questa occasione, per i maligni, così diciamo, per i maligni, così accontentiamo così tutti. Accontentiamo tutti quanti, per i maligni l'amministrazione Stacca ha paura, no? Di interloquire con la proprietà. Per chi ci ascolta, e abbiamo detto una sigla, ECOSP, potrebbe anche non capire, ma noi siamo più chiari, la proprietà della cava è, diciamo, della famiglia Columella. Qualcuno, qualche maligno dice, ecco, siccome si parla di Columella, tutte le amministrazioni hanno paura. Beh, io ti dico invece una cosa, noi non abbiamo mai guardato all'imprenditore, se si chiamava Columella, che può essere di centrodestra, di centrosinistra, di centro a livello politico, o altri imprenditori, guarda il PIRP, ci sono alcuni imprenditori che sono di centrosinistra, ma a noi non ci interessa il colore, noi vogliamo interloquire per il bene della città di Altamura, che si chiami Columella o si fosse chiamato in maniera diversa, a noi non interessa, noi vogliamo interloquire con la proprietà, trovare un'intesa con la proprietà. Abbiamo già fatto un primo passo con la conferenza di servizi, aspettiamo, torno a ripetere, solo la quantificazione, la valutazione di quella cava per poter dire va bene, non ho i soldi, non ho i soldi, perché qualcuno sta spingendo per la perequazione, non ho i soldi, perché io per andare ad espropriare come comune, perché qualcuno dice perché non lo espropriate come comune, per poter espropriare un bene che può avere un valore di un euro, come può avere il valore di un milione di euro, io devo avere in bilancio già quei soldi. La liquidità di cassa. Siccome quei soldi, il Comune di Altamura, tra l'altro con la finanziaria ultima e con il patto di stabilità, nel modo in cui versano tutti i comuni, non solo il Comune di Altamura, anzi il Comune di Altamura ancora no, per alcune spese fatte in maniera molto oculata, diciamo che stiamo un pochettino meglio rispetto ai comuni limitrofi, anche se la finanziaria, facendo due calcoli, dovremmo tagliare circa 1.800.000 euro di spese. E qualcuno dice perché non fate il carnevale nei claustri? Per fare il carnevale o per mettere le lampadine a Natale, noi dobbiamo decidere se aumentare la TARSU, quindi mettere, forse a qualcuno non ricordo che non piaceva in consiglio comunale quando dicevo questa frase, mettere le mani nelle tasche dei cittadini che non vogliamo mettere, quindi preferiamo non aumentare le tasse, preferiamo risparmiare su alcune cose che la città di Altamura ci capisce, visto e considerato il momento di crisi, preferiamo non fare il carnevale nei claustri, visto anche le temperature a cui andiamo incontro, probabile che potrebbe essere anche avere delle spese, quindi neanche realizzare quello. E noi abbiamo dei fondi a cui dobbiamo rispettare. E noi diciamo,
Scusami Felice, se io non ho i soldi per poter espropriare, quindi l'unica via potrà essere la perequazione. Lì dove, ovviamente, la valutazione della cava con gli ettari adiacenti deve essere consona. Non è che il privato chiedi 8 milioni di euro e noi diciamo benissimo, diamo 8 milioni di euro. Tutte le operazioni di mercato le si fa in due. Perfetto, ci deve essere l'intesa fra le due parti. Ci deve essere un'intesa. Nel momento in cui si chiuderà questa cosa, perché io credo che prima o poi si chiuderà, perché altrimenti rischiamo, così come sono state spente le luci all'uomo di Altamura, rischiamo di far sparire, no? Di far deteriorare quelle orme. Io sono sicuro che lo faremo con il sindaco attuale, con il sindaco Mario Stacca, che troveremo un'intesa, perché è falso che comunque, anche perché il sindaco è il sindaco della città di Altamura e non abbiamo paura di interloquire con, fermo restando sempre quei maligni, perché la proprietà si chiama Columen. Perché fino a questo momento noi, nei confronti della proprietà, per altro, no? Non abbiamo fatto un solo atto illegittimo. Noi vogliamo fare con Carlo Columen, con l'Ecospi, tutto quanto è legittimo, alla luce del sole. E aspettiamo appunto la valutazione. Dopodiché ci siederemo a tavolino, alla luce del sole. Possiamo farlo anche in un bar, ma lo faremo sicuramente nella casa comune, quindi nel comune di Altamura. Un'ultima domanda, oggi lo stato di manutenzione e di cura della cava è ancora della proprietà? Assolutamente è della proprietà, noi non possiamo assolutamente entrare, no? Perché, torno a ripetere, c'è un proprietario. Io spero, io ho visto due volte le orme che ci sono in quella cava e già all'epoca non erano, voglio dire, tenute molto, molto bene, ovviamente perché la proprietà ha fermato i lavori, perché lì ricordiamo che era una cava dove si faceva estrazione. Lì il comune non può accedere perché appunto c'è un privato. Io spero che ad oggi le cose siano rimaste immutate, perché sarebbe veramente un peccato, ecco perché noi stiamo anche noi premendo, sarebbe un peccato perdere quelle orme, sarebbe un peccato non soltanto per i cittadini altamurani, per l'intera umanità, non poter vedere quelle orme, perché se noi riusciamo a rivalutare quelle orme e mandare le immagini in tutto il mondo, con i beni che noi abbiamo sul nostro territorio, io sono convinto, mentre noi vediamo quando arriva qualche tedesco ormai, no? A visitare la cattedrale che fu di Federico II di Svevia, io credo che qui avremo pullman e pullman interi di cittadini italiani e non, che verranno a vedere quanto di bello c'è nella nostra terra, l'uomo, la cava. Non parliamo, il pulo può essere relativo, è inutile, voglio dire, il teatro Mercadante, diciamo che farà il nostro fabbisogno, ma quei due beni sono beni principali che potranno veramente ridare lustro alla città di Altamura, alla città appunto di Federico II di Svevia. Va bene assessore, noi ti ringraziamo di essere stato qui ospite nella trasmissione che settimanalmente proponiamo ai nostri telespettatori. Allora, avete sentito la posizione del Comune, ecco, quindi il Comune ha nelle sue intenzioni la volontà, dalle parole di Centozzi abbiamo capito che quando pare che corso di questo mandato, allora, si debba arrivare ad un accordo. Voglio chiarire una cosa, quando viene, almeno io parlo per me, quando viene diciamo un esponente dell'amministrazione Stacca, non viene perché parla diciamo per nome e per conto proprio, parla per nome e per conto di tutta l'amministrazione comunale. Quindi sono qui oggi io, ho parlato anche con il sindaco, la posizione non l'ho scoperta stamattina, ma la nostra posizione ormai è almeno dal 2008, quando abbiamo cominciato a parlare su questa questione con l'amministrazione Stacca. Quindi il pensiero mio è il pensiero del sindaco, è il pensiero di tutta l'amministrazione. Noi vogliamo assolutamente acquisire al patrimonio, perché io sono anche assessore al patrimonio del comune di Altamura,
questo bene. Anche perché abbiamo una scadenza importante, fra un po' scadono i fondi 2007-2013, certo, quindi certo, se c'era la possibilità di attingere anche a qualche fondo della comunità europea, insomma abbiamo i tempi stretti. Molto stretti, sì, anche perché voglio dire, si è sentito anche le ultime notizie, cioè noi mandiamo, non come città di Altamura, come Regione Puglia, mandiamo tanti di quei soldi indietro di nuovo alla comunità europea, cioè riusciamo a spendere soltanto il 20% insomma, di quello che la comunità anche europea. Il milione che aveva messo a disposizione, anche il milione che aveva messo non l'abbiamo a disposizione, speso, cioè non abbiamo presentato un progetto per ecco, fare qualcosa almeno. Per, ti lascio immaginare, no? Stamattina c'è stata una cosa, veramente, anzi sono già, è già qualche giorno, noi stiamo mettendo in sicurezza tutta la zona, diciamo, del, per intenderci, del, come si chiama, la zona nuova dove stanno costruendo il Parco San Giuliano. Sì. Ecco, non mi ricordavo Parco San Giuliano, quindi le grotte, tutto quello che era successo, stiamo facendo una bonifica di tutta l'area. Noi abbiamo avuto già, è partito già il primo tratto per 600.000 euro, il progetto totale era di 4 milioni, avevamo chiesto 3 milioni alla Regione Puglia, la Regione Puglia ci scrive e ci dice guardate che lunedì prossimo, quindi ne avremo 28, se non ci mandate una scheda, perché c'è stato un accordo di programma con la Regione, quei 3 milioni voi li perdete, li diamo al Veneto. Innanzitutto noi stiamo facendo la scheda, non c'è stato nessun accordo di programma, noi stavamo perdendo quei 3 milioni di euro che al comune di Altamura servono e serviranno per bonificare tutta quella zona. Per dirti, voglio dire che a volte c'è anche mancanza di colloquio tra le varie istituzioni, tra il comune di Altamura per esempio, la Regione Puglia. Noi abbiamo attinto, sono stato presente io ad un convegno dove è venuto il presidente Introna, dove io dissi presidente noi abbiamo bisogno di questi 3 milioni di euro, e questo è avvenuto il 10 dicembre, ma il 25 dicembre per la Regione Puglia ma non per il comune di Altamura sembra che ci sia stato questo accordo di programma. Abbiamo detto scusate, non c'è stato nessun accordo di programma, non avete chiamato il sindaco a firmare, quindi non sappiamo, noi abbiamo assolutamente bisogno di quei 3 milioni per poter bonificare quella zona, stiamo facendo la scheda, per fortuna che c'è stata una comunicazione in zona Cesarini, ti interessa, visto che ti interessa di calcio, in zona Cesarini, e quindi avremo quei 3 milioni di euro per bonificare quella zona. Noi difficilmente riusciamo a mandare soldi indietro alla comunità europea o alla Regione Puglia, anzi noi chiediamo sempre per altri progetti, ce ne danno il 5, 10, 15%, ma non mandiamo mai un solo centesimo indietro. Va bene, allora ringraziamo l'assessore ai lavori pubblici, al patrimonio del comune di Altamura, Nino Centonze, ma continueremo a parlare del problema della cava dei dinosauri nella seconda parte della nostra trasmissione. Ci vediamo tra poco.